E ora torniamo a parlarvi di Pamela Barretta e Enzo Capo, che come vi avevamo già raccontato e visto in televisione venerdì scorso si sono lasciati definitivamente. E insomma non benissimo. D'altronde ve lo avevamo già scritto nel blog, che leggendo le dichiarazioni con cui si erano lasciati era alquanto improbabile che i due tornassero insieme. Se mi posso permettere il gesto di Enzo Capo di fare recapitare a Pamela Barretta i suoi vestiti mentre lei era in studio, non l'ho trovato esattamente il massimo. Posso dire che non è stato elegantissimo. Ovviamente a Pamela Barretta, dopo quanto accaduto in studio, ci sono voluti alcuni giorni per riprendersi. Le sue dichiarazioni ovviamente sono state rilasciate ai social ed in particolare a Instagram. Scrive Pamela Barretta su Instagram sulla rottura con Enzo Capo di Uomini e Donne. Riguardo al vestito, che nel 2020 si grida scandalo e volgarità, per una scollatura è ridicolo. Viviamo in un paese democratico dove non siamo costretti a mettere il burka. E sul tema aggiunge: io vorrei vedere se tutte le donne che mi hanno criticata vanno in giro col burka. E sono sincera, io su questo tema da buona napoletana non mi sento di darle assolutamente torto. Ma su Enzo Capo, la stessa Pamela è stata un po' divaga sul merito di averlo infangato. Ha detto che non vuole rispondere, ma poi ha citato una canzone di Tiziano Ferro, che dice che possono ritornare. Beh, a questo punto, non ci rimane che aspettare e vedere.